noi possiamo affrontare ma e vincere la battaglia solo in un modo, con una raccolta differenziata e anche ovviamente con la riduzione alla fonte. Non ci sono altre strade, non dobbiamo inventarci nulla. E la cosa che è singolare è che abbiamo ormai esperienze, ce lo dobbiamo dire, dobbiamo avere il coraggio e la forza di dircelo, abbiamo esperienze in Basilicata che funzionano, ci sono 10-12 comuni dell'Alto Adriatico che da alcuni mesi sono partiti in una raccolta differenziata porta a porta, comprensoriale, hanno fatto una economia di oltre 400.000 euro, stanno dando posti di lavoro e abbiamo una media di raccolta differenziata che è uscita tra il 60 e il 70%. Per cui Basilicata differenziata si può fare. Dobbiamo avere il coraggio di dirci. Non a caso io, il gruppo, con l'amministrazione della Corazza abbiamo voluto sempre fare una cosa da quando ci siamo insediati, che era quella della massima, non voglio dire trasparenza perché è anche un termine molto, molto abusato, ma voglio dire pubblicità dei dati sotto questo punto di vista. Abbiamo con la limitatezza delle risorse che abbiamo cercato di diffondere la cultura appunto della differenziata e diciamocelo, anche forse avviare qualche sorta di gara tra amministratori. Abbiamo l'osservatorio provinciale dei rifiuti e sono già online da diversi giorni le percentuali di raccolta differenziata ufficiali riferite appunto all'anno scorso. Abbiamo nel 2010 una percentuale di raccolta differenziata che è ferma al 16% media. È ovvio che nel 2011, vi posso dare il dato di tendenza che è sicuramente non meglio, ma il dato che ci deve far riflettere è quella di una raccolta differenziata al 16%, a fronte di un dettato legislativo che prevedeva per il 2011 oltre il 35% e per i mesi che ci aspettano ad oltre il 60%. Per cui questo è il contesto. Il contesto è quello di una difficoltà di impiantistica che non risolve in 6 mesi, perché per fare una discarica, un termovalorizzatore, un mulino a vento, quello che volete, non lo facciamo in 6 mesi, ci sono tempi, procedure, gare, lavori da fare, difficoltà che possono venire fuori nell'ambito appunto dell'esecuzione dei lavori, va fatto un appalto, vanno fatte poi collaudi, eccetera, eccetera, eccetera. Sotto il profilo dell'impiantistica, quando nel 2009 la Regione insieme alle due province ha stipulato la famosa intesa istituzionale, ha demandato appunto alla provincia di Potenza di realizzare 3 impianti di compost, 2 diciamo così di taglia più piccola, una a Fenosa, un'altra a Sant'Arcangelo, un altro di taglia comprensoriale da realizzare appunto nel bacino di Potenza e 7 stazioni di trasferenza. Per quanto riguarda Venosa abbiamo fatto l'aggiudicazione definitiva, stiamo lavorando per la sottoscrizione appunto del contratto. Per quanto riguarda invece Sant'Arcangelo dovremmo stipulare un accordo di programma con la Regione, per cui diciamo che i passaggi li abbiamo fatti, però dobbiamo anche avere il coraggio di dirci che se oggi in Basilicata avessimo un impianto di compost, probabilmente quell'impianto di compost riceverebbe i rifiuti dalla vicina Puglia, dalla vicina Calabria, dalla Campania o da chissà dove, perché non facciamo la raccolta differenziata. Per cui torniamo appunto al punto di partenza. E in questa difficoltà quindi di raccolta differenziata, di piani di riduzione alla fonte o di altre buone pratiche che possono essere messe in campo e difficoltà di natura impiantistica, ci sono poi delle contingenze, perché un altro aspetto importante e fondamentale per risolvere definitivamente in maniera civile il problema dei rifiuti in Basilicata è quello della governance. Non è possibile che molto spesso, dobbiamo dircelo ancora una volta, non si sa bene chi fa che cosa. Abbiamo una legge nazionale che abolisce l'EATO, successivamente abbiamo un decreto al mille proroghe che prende e ripristina l'EATO e andiamo avanti. Questo che cosa comporta per i cittadini? Perché cosa comporta questo? Comporta non avere un unico organismo che governa appunto tutto il sistema, comporta l'impossibilità di procedere all'attuazione appunto di una tariffa unica, comporta l'impossibilità di procedere ad attribuire delle premialità per quei comuni e per quei cittadini appunto che sono appunto virtuosi. E quindi accanto a questo poi abbiamo una modifica di legge dell'anno scorso che ha previsto il rinnovo delle pianificazioni regionali entro il 12-12
del 2013 con il collega e amico Lamboglia, abbiamo discusso anche di questo molto spesso, della necessità appunto che forse la nostra regione si ridoti appunto di un piano anche che tenga conto di quello che si è venuto a creare a Lauria, a Sant'Arcangelo, che si è venuto a creare a Moliterno e che si è venuto a creare appunto sul nostro territorio. Qualche altro dato e chiudo, giusto per darvi anche il quadro, e non solo per dire abbiamo fatto, ma per darvi anche l'indicazione a chi chiedeva appunto rigore per quanto riguarda la caratterizzazione. Il rigore c'è sempre stato in questi due anni, non è mai mancato, lo dimostrano le attività di controllo che abbiamo fatto sulle discariche, non solo quelle in esercizio ma anche in quelle chiuse. Era un disposto previsto da un decreto legislativo del 2003, vale a dire il numero 36, e in queste settimane si sono conclusi appunto i controlli. Anche l'attività, come ho già spiegato, per quanto riguarda Potenza a caratterizzazione, per quanto riguarda Moliterno a caratterizzazione e poi eventualmente se necessario bonifica, rappresenta secondo me una tra virgolette garanzia di rigore e chiarezza di operato di funzionari, appunto dei funzionari della provincia. Chiudo dicendo, è vero, Lauria probabilmente oggi vive un momento di grande difficoltà per le prossime settimane per quanto riguarda l'aumento dei costi, per quanto riguarda appunto il problema dei rifiuti. Ritengo che per la vostra amministrazione sarà sicuramente una prova difficile e ardua, ma sicuramente potrà essere una svolta anche in positivo. Grazie vicepresidente Martino. Lei ha condannato tutte le amministrazioni locali. Io, se posso, Presidente, io assolutamente so già, però signora mi deve... Chiedo scusa signora, facciamo finire l'intervento del vicepresidente e poi se volete... Io non ho parlato della... Grazie Presidente. Signora, io ho detto che ci sono due temi, quello delle responsabilità e quella della risoluzione dei problemi. Ho detto sul piano delle responsabilità volutamente, ma non volutamente, non ritengo che sia qua il ruolo per non ritengo sia quello il compito per il ruolo che svolgo. Lei può interpretare quello che ho detto come meglio ritiene, ma le ho detto che il dato medio della provincia di Potenza è la raccolta differenziata al 16%. Non mi pare di aver parlato del comune di Lauria. Alla risoluzione dei problemi, per quello che io ho detto dei rifiuti, non c'è un momento o un comune o una persona o un'amministrazione o un ente che può risolvere il problema. La soluzione del problema passa attraverso l'impegno medio. Passa attraverso un impegno comune, per carità, lei vuole, non ho capito quale carbone classe. Signora, chiedo scusa, ma non stiamo facendo il dialogo, le ho già detto che se dopo vuole intervenire è libera di farlo, però facciamo concludere il vicepresidente, grazie vicepresidente. Consigliere provinciale della Lamboglia, deve intervenire? Prego, se convenite gentilmente al microfono. No, non c'è problema, è una cosa rapida e veloce. Noi abbiamo un'impellenza, cioè quella di sanare questa situazione che c'è nel territorio di Caldo, dove c'è la discussione. Quindi su questo io non ho sentito intervenire, cioè mi rendo conto che lei... Scusi, no, non ho capito. Allora, io stavo dicendo che la prima cosa fondamentale adesso da prendere in esame è l'intervento per cercare di risolvere il problema degli impianti. E questo secondo me la burocrazia deve andarsi a far friggere, perché noi qua dobbiamo tutelare innanzitutto la salute della gente. Cioè, la prima cosa. Poi la seconda cosa, noi abbiamo una discarica che è lì, in loco. Bene, le autorizzazioni, tutto è già pronto,
bisogna soltanto vedere lì dov'è che si inceppa il meccanismo. E significa che gli uffici, tutti quanti, ci dobbiamo abboccare le mani, che dobbiamo andare avanti. Perché come in un'azienda io ho delle scadenze, le devo rispettare. Non è che qua, nella passata legislatura, per avere il parere dell'ufficio foreste, siamo stati anni qua. Quindi a questo punto ci sono dei signori che sono pagati fior di milioni alla regione, alla provincia, devono rabboccarsi le maniche e mettersi a lavorare. Perché sennò qua, se viene la prossima volta il politico di turno che dice che dobbiamo scaricare qua, che dobbiamo fare? Dobbiamo avere i forconi in mano qua per presidiare l'aria. E quindi ognuno si fa la discarica nel posto su. Perché qua se noi utilizziamo il materiale rifiuto solido urbano, il problema è il toluene e tutto il resto, qua non ci sarebbe stato. Prego, vicepresidente. Si chiama Osnato lei, vero? Per quanto riguarda quello che deve essere fatto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per la soluzione del problema dell'impianto, i passaggi sono scritti dalla legge, dico io per fortuna, in maniera tale quindi che non ci sono dubbi su quello che deve essere fatto. C'è stata una comunicazione di potenziale contaminazione, entro 30 giorni va presentato un piano di caratterizzazione, questo piano di caratterizzazione dovrà essere approvato appunto dagli enti competenti. All'esito appunto del piano di caratterizzazione si deciderà se quel territorio è inquinato e quindi si va a bonifica, o se non è inquinato e quindi in buona sostanza non si va a bonifica. Questo è un aspetto. E poi c'è l'aspetto, come lei correttamente ha osservato, c'è l'aspetto relativo al funzionamento. Sono due piani, sono due momenti diversi. Sono sicuro che la verifica appunto ulteriore da fare è quello di capire se, eliminato appunto quella che era appunto la causa dell'inquinamento, se può essere appunto la possibilità di riattivare l'impianto. Anche perché le dico e ritorno appunto alla mia premessa: il danno non è solo al comune di Lauria e ai cittadini di Lauria, ma è per tutto il territorio. È per tutto il territorio, che ribadisco, a fronte del Quando arriva a Potenza, arriva a Lavonello, è tardi. Ma siamo diventati cacciati. Vabbè, comunque penso di averle risposto in maniera adeguata. Certamente il lavoro sarà febbrile, come lo è stato nei mesi scorsi, e sarà così anche nelle prossime settimane. Grazie, vicepresidente. Deve pagare. Qualcuno del pubblico vuole intervenire? Allora andiamo avanti con gli interventi. Allora facciamo concludere i consiglieri regionali, che sono i nostri ospiti, quindi diciamo se qualcun altro consigliere o qualcun altro vuole intervenire,